Jardel arriva ad Ancona a 30 anni non ancora compiuti, ma dopo la mancata convocazione al Mondiale del 2002 col Brasile, era caduto in una spirale di depressione e consumo di alcol e sostanze che lo portò ad arrivare irriconoscibile in Italia. Memorabile la foto con la mascotte del club con i tifosi più cattivi, che sottolineavano come i bambini allo stadio chiedessero quale dei due fosse il bomber tanto atteso.